La giornata di sabato 18 maggio a Chiari, nella splendida Villa Mazzotti, sarà interamente dedicata a Gianni Rodari, lo scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano specializzato in letteratura per l'infanzia e tradotto in molte lingue. La finalità è quella di Officina Educazione, questo progetto avviato da Associazione Montessori Brescia, Associazione L'Impronta, CEMEA e che a casa nel comune di Chiari, che è quello di fornire degli strumenti pedagogici recuperando l'insegnamento dei grandi maestri, perché abbiamo tantissimi strumenti, tanti libri, tante idee, però tante ancora da realizzare, quindi l'idea è andare proprio un po' a recuperare queste idee. E l'anno scorso abbiamo affrontato la figura e analizzato, approfondito Gianfranco Giavalloni, quest'anno appunto al convegno dedicato a Gianni Rodari, e a seguire ci sarà un workshop tenuto da Roberto Piumini sulla poesia per i piccoli, e a seguire poi altri appuntamenti durante l'anno proprio per andare a valorizzare questa figura di maestro, maestro della filastrocca sicuramente, ma maestro della creatività infantile, nel senso che credeva molto nell'immaginazione dei bambini, nel valore che questa aveva, riusciva a porsi al loro livello e a valorizzare quello che facevano. Ecco cosa deve fare chi volesse partecipare. Per chi volesse partecipare, si trovano tutte le informazioni sul sito officineducazione.org, è richiesta una quota di iscrizione e si può partecipare al convegno della mattina dalle 9 alle 13 oppure e anche al laboratorio di Roberto Piumino dalle 15 alle 16 di sabato 18 maggio. Vi aspettiamo.